nazionale. Verso un oggetto, Vincenzo e Giuliana provarono verso Trabb uno sguardo di profonda gratitudine. Ora che figlio non ha più bisogno d'aiuto per arrivare al bambino, Trabb è diventato l'arredo più conteso di casa Montidoro. Sfuggito a tutte le categorie e libero da qualsiasi etichetta, ogni membro della famiglia lo rivendica nei vari ambiti della casa, proiettando su Trabb una moltitudine di utilizzi. Un'ultima la nonna, a cui Trabb ha fatto l'effetto di una Madeleine. La prima volta che lo ha visto, si è ricordata del banchetto che gli aveva regalato il suo papà come premio per la pagella. Era un banchetto rosso con un pallottoliere. Ancora oggi, ogni tanto, la mamma guarda Trabb e rivede il sorriso del bisnonno che rientra in casa trionfante con quel banchetto. E forse anche per questo Lucia prova nei suoi riguardi una certa fiducia. Sei forte. Di essere vicino, soprattutto quando si sprofonda nel divano, si guarda intorno in cerca di un puntello per rialzarsi. E poi, quando la nonna non è in casa, Vincenzo Lugo lo porta in cucina. Ultimamente si è dato alla gastronomia. E il posto migliore per il suo libro di ricette è proprio Trabb, perché non ingombra, si trasporta facilmente. Figlio si è addormentato sereno, stremato da idee rivoluzionarie e radiose come quelle della vecchia fiamma portoghese di Lucia. Domani, mentre il papà sarà assorto su segni, lui farà volare lui. La colazione è il momento perfetto per elaborare strategie. Fibio ha fatto accomodare Elio sulla sedia accanto alla sua. Il latte gli ha dipinto sul volto dei bellissimi baffi bianchi. Sembra un generale d'altri tempi. Un look perfetto per il discorso che sta per sussurrare in segreto. Bisogna ricreare lo scenario di volo in soggiorno.
qui se fate questo QR code e poi vi mettete col telefono, tutte le grafiche si muovono. Vieni a vedere su. Ha fatto bene, ma sì. Ma sta aspettando lei qualcosa?